Buongiorno, buongiorno e bentornati, benvenuti a questo quarto videosalone dell'usato by Yachting. Io sono Alessandro Valentino, sarò il moderatore per questa diretta. Andremo a breve a bordo del Dufour 460 Grand Large con il nostro collega Maurizio Pepe. Allora, direi che siamo già in buon numero, aspettiamo gli ultimi visitatori che si stanno collegando. Vi do qualche informazione intanto sulla videodiretta a by Yachting del videosalone. Ci sarà la possibilità durante la diretta di fare anche delle domande, potete scrivere nella chat che trovate qua sotto, c'è un pulsantino dedicato. Inoltre siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e il video sarà tra l'altro disponibile subito a seguire a seguito della diretta, sarà già pubblicata la registrazione. Io direi a questo punto che possiamo far entrare il nostro Maurizio. Eccolo qua, che ci aspetta a bordo di questo Dufour 460 Grand Large del 2019. Vediamo se Maurizio arriva. Eccoci qua, lo Mi sentite? sento, lo vedo, è lui. Buongiorno Eccomi Maurizio! qua. Vedo bel tempo, Non so bel se tempo in sentite tutta più il Italia oggi. vento. Non so se sentite più il vento o me, però ecco, dimmi se dà fastidio e in qualche modo toglimi l'audio, non lo Ti sentiamo, sentiamo anche il vento. Vedo che anche lì il tempo non è dei più clementi. No, zero, zero. Però per il momento la pioggia ci sta salvando, ecco, però c'è tanto vento. Bene, allora direi Maurizio, non perdiamo tempo, sfruttiamo la finestra meteo che mi Siamo, spice. esatto. Puoi E girare la allora, telecamera direttamente giro la sull'imbarcazione? telecamera. Eccoci qua. Vi presentiamo subito questo Dufour 460 Grand Large 2019. Ben accessoriato, infatti adesso pian piano li vedremo tutti gli accessori. Iniziamo dalla speggetta, questa ampia speggetta che ovviamente ha comando elettrico. Poi passiamo sulla passerella che è in carbonio, contienti bene. Adesso Ah, benissimo, è comoda. arriviamo anche subito in pozzetto. Intanto un'inquadratura del pozzetto generica, mentre sono qua, se il vento non mi butta giù. Ok, Esatto, Maurizio, fai attenzione, mettiti al mi metto in sicuro. salvo, esatto. Allora, potete notare che il pozzetto è in tech sintetico, quindi molto pratico, secondo me è anche bello e piacevole. Assolutamente, no? Un'ottima soluzione. Devo dire che questi tech sintetici oggi, a parte che hanno un look ormai praticamente identico, è difficile andare a capire se è un tech sintetico o un tech reale a prima vista, è molto piacevole ed è anche molto molto comodo. Infatti, intanto sto inquadrando sempre il pozzetto dove potete vedere che c'è tutta la cuscineria, cuscini e schiavi. Poi nel frattempo facciamo vedere che ci sono anche le ruote in composito nere, della Perfetto. Carbonautica. Poi mi giro, intanto da sopra abbiamo un modificato. Questa parte sopra può rimanere sempre aperta. Tra le altre cose poi vedremo ci sono anche i pannelli solari applicati e in più qua si può attaccare, dove c'è questa cerniera, si può attaccare un altro telo che copre il pozzetto. Ah, perfetto, che si va a collegare al bimini? Ovviamente si va a Allora, scusami, alla collegare, spray hood, alla capo. copre il pozzetto e va sopra anche lo spray hood. E lì Perfetto. abbiamo lo spray hood. Benissimo. Mi rigiro verso poppa dove questo Dufour 460, vabbè, un po' come tutti, ha la particolarità di avere un grill che è qua sotto e il lavandino là. Se volete ve lo faccio vedere. Guarda, se riesci Intanto giusto. soltanto un attimo che ho bisogno di due mani che hai messo, vediamo se anche lì Fai solo attenzione a non fare far danni. volare il tutto in Esatto. acqua. Cerchiamo di salvare il più facile. Allora. Ok, apro da una parte.
parte. Benissimo, ti ringrazio Maurizio. Intanto do qualche informazione su questo Dufour 460, imbarcazione del 2019, quindi veramente un'imbarcazione molto molto recente e veramente un'ottima alternativa questo a una barca nuova. Barca con pochissime ore di moto, a poco più di 200 ore di moto, portato con un Volvo 75 cavalli, barca veramente ottima, ottima alternativa al nuovo, lo vediamo anche dalle condizioni dell'imbarcazione. Grazie intanto Maurizio che ci sta facendo vedere il famoso grill e la barca, no? Perfetto. Poi, continuando sempre qui a poco, abbiamo uno strumento, un multifunzione qui sulla timoneria di sinistra. Sì. Poi GPS centrale sotto il tavolo, che è molto comodo, così si vede da entrambe le postazioni appunto di veleggiata. E invece sulla timoneria di destra abbiamo autopilota, contametro catena, elica di prua, e questa è la tastiera per il GPS. L'elica di prua è una side power, vedo? È una side power retrattile, perfetto. E comunque cominciamo così a scoprire un po' di optional, visto che ci hai detto gli che... optional piano piano li sto elencando. E qui abbiamo i comandi ovviamente del motore, che come hai detto te ha 220 ore, cassa per il VHF, sì. Sotto qui abbiamo l'attacco dell'acqua diretto in banchina e ottimo. Pompa di sentina manuale. Eccoci qua. Benissimo. Poi, spiaggetta, mi dicevi, è elettrica, quindi l'apertura della spiaggetta, sì, è elettrica. Esatto, e dà il comando proprio qua vicino sempre alla timoneria. Giro piano piano, ha un comando qua. Ah, perfetto, lo vediamo qua. Bene. Molto lì, bene. Inoltre ci sono anche i tasti per accendere le luci del pozzetto, le luci di cortesia del pozzetto. Perfetto, perfetto. Poi... andiamo allora. Devo dire che anche con questa panchetta di poppa è veramente molto comoda anche la navigazione. Il pozzetto risulta bello protetto anche in navigazione. Sì. Considerate che ovviamente questa è la panchetta che si può abbassare, che così il pozzetto rimane tutto bello, bello coperto. In più, questa è la panchetta. Aspetta, Maurizio, non ti abbiamo sentito? Questa imbarcazione in più ha la possibilità di avere il materasso regolabile con un tessile, quindi questo paranco qua permette di stringere un pochettino il materasso e quindi di appoppare un pochettino l'albero. Perfetto, quindi per le regolazioni, ottimo. Per una regolazione. Allora, mi muovo sempre lentamente, andiamo invece sempre verso la chiusura del pozzetto, che qui abbiamo il winch elettrico. Ottimo, e l'altro, tutti gli altri elettrico di randa o per eventualmente per le mani. Per le dritte, sì, dritta randa, dritto spia, mantiglio. Io adesso andrei in prua. Sì. Se non ti porta via il vento, se ti non seguiamo. Se porta via il vento, esatto. E se non mi seguite anche in diretta sarebbe il massimo. Quindi piano piano mi avvio, tratto randa, così intanto mentre andiamo avanti... facciamo vedere anche il resto. Trastoranda in questa posizione vuol dire che, come giustamente hai fatto vedere prima, il pozzetto rimane totalmente libero da tutte le manovre, senza impedimenti per gli ospiti. Ecco, questa è sempre una cosa buona, sì, per la crociera, quando abbiamo magari degli ospiti che sono anche poco marini. Esatto. Quindi sicuramente un aiuto. Van rigido e poi La scotta della randa è stata modificata, è stato fatto il circuito alla tedesca, quindi ha due rinvii per le manovre della scotta randa. In più sulla randa, come potete vedere, ovviamente è una randa di quelle classiche, è full button e ha i carrelli e sono rotan, forse si vedono meglio dall'altra parte. Questo è un altro bel... Eccoli qua. Quindi carrelli. Ottimo, quindi
diventa veramente molto semplice comunque portare su la randa con Assolutamente, con il winch elettrico. Il winch elettrico, proprio grasso che cola, no? Esatto, in più fiocco autovirante, quindi ah, molto comodo. Bene, anche bene. Qua Questa è una ancora gran di più. comodità per la crociera, devo dire. Che... Semplifichiamo di più ancora le manovre. Assolutamente. Poi vado sempre verso prua e qui abbiamo invece un calavele. Calavele dove c'è anche l'accesso poi alla catena. Al calancola, perfetto. Ecco, esatto. Qui abbiamo la nostra catena e un'ancora delta. Ottimo. Le vele 2019, quindi sono praticamente nuove. Quindi. Adesso vi faccio anche una carrellata. Grazie, ecco, sto se ci il fai sole. Anche... ho visto che ho visto uno sprazzo di azzurro che non vedo da ormai 2 giorni. Vedo anche il sole. Che meraviglia, abbiamo portato il sole. Evviva, evviva. Ok, eccoci qua. Adesso mi metto anche qua piano piano, inquadro anche l'albero, così vi faccio vedere che ha anche un'antenna radar, come potete vedere. Ottimo. Questa altra opzione. Direi quindi Metto barca qui piano. veramente molto molto ben accessoriata. Assolutamente sì, e anche una IS. Quindi elettronica direi completa, tutto Raymarine, AIS, radar, VHF, pilota automatico, Raymarine con anche il telecomandino, il plotter GPS e Maxim 12 pollici, una tastiera, e stazione del vento e poi come sempre riportato in pozzetto abbiamo visto il contametri della catena riportato in pozzetto della Quick. Torno indietro dall'altra parte, dall'altro lato, così vi faccio vedere anche la vecchia murata. È un pochino sporca, scusate, ma ovviamente sabbia e la barca ovviamente si può fare la notte. Altra carrellata sul pozzetto. Perfetta, sì, E poi pozzetto veramente grande, bello Mauri. comodo, sì, poi questo tavolo è anche bello, ecco, con queste due alette che si aprono. Poi vedete che c'è anche la lucina così l'atmosfera. Ah già, mentre ci Molto sono, carino. eccoli qua, questi sono i pannelli solari. Ah, ottimo, ottimo. Quindi sono due pannelli solari. Pannelli solari, posizionati Due lì. pannelli solari Solbian, giusto? Solbian. Eccoci qua. Io entrerei. Sì. Vai al calduccio. Magari mi sentite anche meglio. Mi fermo prima così faccio una Ah, che carrellata meraviglia. nella dinette e poi Veramente entro. è un bellissimo colpo d'occhio e si sente già il calore che c'è lì dentro. Ecco, perfetto, anch'io lo sento. Allora, beh, partiamo intanto con dire C'è che riscaldamento, le vele. tra l'altro, vero C'è il Maurizio? riscaldamento, ma non l'ho attaccato. Sì, comunque c'è il riscaldamento, quindi questa è un'altra opzione. Riscaldamento Era ovviamente tutte le percepito. cabine. Selleria in pelle. Beh, il layout, la disposizione è tre cabine e due bagni. Intanto Perfetto. faccio vedere la dinetta. Qui abbiamo questa panca che è molto comoda, ovviamente, oltre per ospitare le persone e anche un gavone. Qui abbiamo Ottimo. invece la parte del tavolo da carteggio. Ricordiamo che questo tavolo da carteggio si può spostare verso la paratia e la seduta si può spostare verso verso il La resto del dinette. divano. Sì, Quindi esatto, si così va ad creiamo un allungare divano. la dinette Esatto, il e divano della spostare il carteggio invece sulla zona, diciamo, contro paratia. Questa è una bella soluzione, devo dire che mi piace molto, è una soluzione molto smart, molto simpatica anche per modificare un po' il layout interno della barca in corsa. Esatto. Tutte le finestrature, ha queste anche due finestrature sulla tuga che donano molta luce, quindi oltre ad avere anche i due boccaporti. Sì, devo dire che sì,
C'è veramente tanta, tanta luce, nonostante fuori effettivamente abbiamo Sì, visto la è già luce, non sparito il è sole, già adesso via. sparita, no? Infatti, appena siamo entrati, c'è cioè, subito. Sì, oramai sono dentro, quindi va bene. Esatto, ho fatto il mio. La cucina qui è stata portata verso prua, e questa è l'altra particolarità di questi modelli. Sì, che è Quindi una qua abbiamo. soluzione, direi, di barche più grandi. La cucina in questa posizione, quindi in questa sezione della dinette, andando fondamentalmente a frapporsi fra la cabina armatoriale e la dinette, è una soluzione che solitamente si vede su imbarcazioni un po' più di taglia maggiore, no, Mauri? Certo, infatti. Quindi Allora, dà qui anche un bel intanto. pregio, secondo me, Sì, poi è bella ampia. Adesso possiamo vedere che è bella ampia, perché qui abbiamo la cucina con tre fuochi, come potete vedere. Qui abbiamo un frigorifero, Sì. un lavandino con presa a mare, scusate, con la pompa dell'acqua di mare. E tutto sopra abbiamo i vari stipetti dove poter stivare la roba. La Poi pompa mi mare ci giro. chiedono è elettrica o è manuale? Elettrica. È elettrica, Bene, ok. abbiamo qua il comando. Eccolo qua, Perfetto, questo qua è il perfetto. comando. Poi mi giro piano piano dall'altra parte e faccio vedere che ce ne sono altri due frigoriferi a cassettone. Quindi abbiamo un pozzetto sul lato di sinistra e invece due cassettoni, vedo Isotherm, sul lato di dritta. Bellissimo, perfetto. Comodissimi, tra l'altro, questi, devo Sì, dire, due va, ne apro cassettoni. uno a caso. Eccoli. Poi sono molto comodi, molto anche capienti, quindi. Sì, no, poi è veramente molto, molto facile stivare, per cui devo dire, sono veramente molto, molto comodi. Esatto, controcampo invece della barca vista qui adesso da prua. Eccolo qua. Adesso entriamo nelle. Beh, mentre ci siamo, facciamo vedere che ha anche una cantinetta, quindi. Ah, beh, questa qui è la solita chicca Sì. Dufour. Eccola qui. Non manca, non Ecco. manca mai. Direi No, non che la barca è manca. già pronta per partire, in realtà. Vedo che è già tutta bella Esatto. pronta, è pronta per essere Pronta consegnata al nuovo armatore. per essere caricata, esatto, la roba del nuovo armatore. Intanto facciamo vedere che ci sono anche qua delle luci di cortesia. Sì, Qua in per la dinette e notte, per. anche sugli step della scaletta. Andiamo nelle cabine, due ampie cabine di poppa. Questa è la prima. Eccoli qua. Molto Con un bene, bel è bella larga, mi bella sembra il. larga. Sì, esatto, sì, no, ve lo posso confermare. Bocchettone del riscaldamento. E andiamo su quella di sinistra, che ovviamente è gemella. Eccola qua. Anche qui abbiamo Perfetto. il nostro bocchettone del riscaldamento e L'armadio l'armadio. a murata. Ce lo puoi aprire, Mauri? Sì. Vabbè, c'è un po' di roba, qualche Certo. tacca, qualcosina, Ok, quindi ecco, una però. parte per vestiti lunghi e dall'altra Benissimo. parte invece con gli scaffalino. Con gli scaffali, Bene, direi che è perfetto. giustamente dimensionato. Sì, abbiamo anche una parte ancora qua sotto. Perché qui in questo caso, vabbè, passa il tubo del riscaldamento, però Certo, però un portascarpe direi che è un sicuramente. ottimo. Sì, qualcosa ancora si può mettere. E abbiamo degli scaffali ancora qua lungo la murata, a vista. Non so se riuscite a vedere. Sì. C'è anche l'oscurante per la. Sì, esatto, questo ovviamente per la notte questi si possono oscurare. Perfetto. Adesso mi giro piano piano. Andiamo, visto che siamo qua a poppa, continuiamo con il bagno. Ci fanno alcune domande, ma risponderemo poi a qualche domanda anche insieme al proprietario, visto che avremo la fortuna di averlo poi a bordo, per cui ci riserviamo di rispondere a un paio di domande anche che sono poi dirette proprio a lui fra poco. Benissimo, Così, ok. Nel visto che frattempo stanno arrivando un vado. po' di domande. Ecco, i bagni, mi dicevi, sono due bagni, Sì. vedo questo è manuale. Questo è manuale e anche qui abbiamo la bocchetta del riscaldamento.
Perfetto. Potete vedere, poi c'è la doccia, eccola qui. E a questo punto andiamo verso Prua, dove il bagno di Prua, andremo a vedere la particolarità del bagno di Prua, che è diviso, docce e bagno sono divisi. Comunque, lo faremo vedere. Perfetto. Bocchettone per il riscaldamento nella cabina di Prua, Vedo come dei bei potete cassettoni anche là sotto il letto, che sono vedere, anche quelli molto comodi. due bei cassettoni e anche la possibilità di salire sul letto in modo molto comodo, con un gradino che ci consente proprio di andare molto comodamente. È veramente un letto praticamente a isola, cosa che su un È una 46 penisola, piedi, sì, una esatto. penisola con un 46 piedi, devo dire che è veramente una cabina armatoriale grande. Intanto faccio una carrellata dell'imbarcazione, scusate, della Anche qua cabina, della cabina. vediamo gli Un stipetti, bel tanto spazio tappeti, per riporre. questo è un altro armadio, mi giro dall'altra parte, che vediamo gli altri tappeti, ancora un altro armadio. Eccolo Ci chiedono lo stato dei legni, mi sembra molto bello vedere qua. da video Confermo, e dalle foto confermo, confermo. della barca, che sono tra l'altro pubblicate tutte sul sito biotin.com. Devo dire che mi sembra che la barca stia veramente molto, molto, Sì. molto bene. Confermo, confermo, confermo. Altre cose le foto le ho fatte io, quindi non confermo che Ah, sì, i no. legni sono, adesso cerco di farveli vedere, ecco, però sono proprio in ottimo stato. Anche il paiolo è in ottimo stato. Ottimo. Cerco anche di abbassarmi piano piano, che così lo vedete. Ecco, com'è questo, è tutto il resto, eh. Bene, bene, no, E direi qui facciamo veramente. vedere quello che dicevo prima, la particolarità del bagno su tutti questi dufour, che abbiamo la doccia da questa parte, quindi sulla sinistra abbiamo la doccia, come vedete è bella grande e anche con il plexi che va a coprire. Sì, quindi diventa proprio una doccia chiusa per andare a proteggere anche il legno, ecco, quindi Certo. assolutamente una bella soluzione. Doccia e lavandino. Con i vari stipetti, e invece a destra abbiamo sempre un lavandino, eccolo qui, e la tassa. Anche La traduce. questo è Manuale, manuale. perfetto, dove è manuale non si può rompere, cioè si può rompere, però diciamo meno che un elettrico, no? È più facile, è anche più facile da mettere, Da sicuramente da sistemare, sistemare. se la Almeno manutenzione è sicuramente più semplice ed è più immediata. Buona questo è quello che penso io. prima regola dell'ingegneria: dove non c'è qualcosa non si può rompere, no? Bene, io Molto direi che bene, io la direi, Maurizio, carrellata l'ho fatta. ti ringrazio, direi che abbiamo visto tutto. Ci chiedono se possiamo vedere la sala macchine. Colgo l'occasione per chiedertelo. Allora Prima di... appoggio soltanto un attimo Sì, il appoggia pure telefono. sulla dinetto, sulla... Esatto. Eccolo qua. Allora. Così, ti vediamo all'opera. Bene. Motorizzazione, dicevamo, è un Volvo Penta di 2,75 cavalli del 2019, ovviamente con sail drive e con circa 220 ore di moto. Bene, direi che è in ordine. Mi faccio luci strobo, ma sto cercando di avvicinarmi e illuminare. Ecco fatto. Buon, direi che è in Direi ordine, che sì, 200, molto, molto bene, 300, assolutamente. 220 ore, via. Eccoci qua. Molto bene, allora io ti chiederei, Maurizio, se ti Sì, vuoi accomodare e metterti dimmi. comodo, abbiamo qualche domanda per l'armatore che dovrebbe essere presente. Vediamo.
Eccoci qua, dai. Intanto giro la telecamera. Girarti la telecamera su di te, sì. Esatto, mi vedete. Ci mettiamo tutti in vista. Eccoci qua, siamo tornati. A questo punto, ecco, ci sei anche tu, molto bene. Farei intervenire a questo punto Roberto, che Riccardo, scusami, che è il proprietario. Allora, vediamo. Riccardo, ci senti? Ah, Riccardo forse deve aprire il suo audio. Ok, vediamo se adesso ci sente. Riccardo, buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno, grazie per essere presente quest'oggi. Sono a Palermo e oggi qui c'è il sole. Ah, beato te. Infatti, noi siamo uno a Torino e uno come sta in Liguria, e direi che il tempo non ci ha graziato. Sei fortunato, quindi. Molto bene. Bene, intanto ti ringraziamo per la partecipazione, complimenti per l'imbarcazione, perché davvero devo dire che barca è tenuta molto molto bene. Abbiamo visto, Maurizio ci ha fatto vedere un po' tutta la barca, e devo dire che oltre ad essere molto ben accessoriata in maniera furba, devo dire, è anche veramente molto molto ben tenuta, quindi complimenti. Non sempre abbiamo la fortuna di avere armatori che gestiscono l'imbarcazione così bene. Abbiamo qualche domanda per te. Si sono scatenati i nostri ospiti che sono a bordo con noi, e mi chiedevano qualche informazione un po' più tecnica. Allora, intanto, i frigoriferi, che sono tre, abbiamo visto sono in realtà due frigoriferi, quindi due cassettoni e uno a pozzetto, si possono accendere separatamente o hanno un unico interruttore sullo switch del pannello di controllo? Riccardo, non so se ci sente. Adesso ti sento. Ah, ok. Ti ho perso. Stavi parlando dei frigoriferi. Di frigoriferi. Ci chiedevano se due frigoriferi avessero due switch separati o se si possono, quindi se si possono accendere separatamente o se si accendono tutti insieme. Forse non ci sente bene. Mauri, tu riesci a rispondere alla domanda? Allora, devo andare a vedere sul quadro. Io direi che comunque eventualmente... No, ecco, adesso è tornato ancora l'audio. Okay. I due frigoriferi? Se si possono accendere separatamente, ci chiedono. Sì, allora, quello in pozzetto ha un interruttore all'interno che lo ruota, mentre i due frigo a cassetti hanno il pulsante di accensione sul quadro di comando. Ah, ok, perfetto, quindi sono tutti... Un'altra cosa che ha dimenticato Maurizio è che c'è anche un forno a microonde. Ah sì, è vero, scusate, avete ragione, tanto lo faccio. Ce lo fai vedere? Grazie. Sì, è vero. Perfetto, vedi che è sempre prezioso, la presenza del proprietario è sempre preziosa, perché se ci siamo dimenticati qualcosa, puntualmente possiamo... La lista è lunga delle cose che ci sono qua a bordo, quindi... Poi tutte le cabine hanno la presa USB di ricarica, sì, e il termostato indipendente su ogni cabina. Ottimo, ottimo. Quindi ogni cabina lavora separatamente, perfetto. Esatto. Molto, poi molto in pozzetto ho fatto preparare anche le sacche portacime. Sì, che non erano uno standard. Le abbiamo appoggiate sulla zona, diciamo, della tuga, no? Esatto. Mentre nella panca trova posto, oltretutto, anche tutti i set di ricambi per fare la manutenzione in viaggio se necessario. Altrimenti li consegno quando devo fare la manutenzione ordinaria annuale. Quindi i filtri e le cinghie li do al tecnico Volvo, e quelle nuove le rimetto in magazzino per l'eventuale sostituzione necessità.
La barca è un 2019, ma è stata varata durante il Salone di Cannes. Okay. Quindi fine 2019. L'estate Cannes non l'ha fatta. Perfetto. Dopo diciamo che il Salone è andata al dealer in Toscana, e sotto attesa mi è stata restituita ai primi di novembre, e poi con il lockdown non l'ho più avuta praticamente fino all'estate, ai primi di giugno del 2020. Esatto. Quindi sì, purtroppo abbiamo è 2019, ma in pratica è un 2020 avanzato, come fosse quasi una stagione 2020. Ottimo. Perfetto, ti ringraziamo. Mi collego a una domanda, con una domanda che ci è stata fatta proprio relativamente alle manutenzioni. Che manutenzioni sono state fatte e quando è stato fatto l'ultimo tagliando, ci chiedono, del motore? L'ultimo tagliando è stato fatto l'anno scorso. Ok. Quindi adesso prima della stagione scorsa, quindi prima della stagione andrà fatto il tagliando. Adesso diciamo, prima di questa stagione andrà fatto il prossimo tagliando. Perfetto. Ci chiedono dove è sistemata la zattera che non abbiamo visto. La zattera è in Pozzetto, sotto l'ultimo pezzetto, dove c'è la spiaggia elettrica. Ok, perfetto. Quindi è molto facile da... Accessibile quindi facilmente, quindi nella zona poppa della barca, che è sempre la posizione giusta, nel caso di, sperando di non doverla mai utilizzare ovviamente, certo. Però è nella posizione più confortevole per legarla e buttarla a mare. Ottimo. Molto, molto bene. Ovviamente sei il primo proprietario di questa imbarcazione, c'è la possibilità eventualmente, così lo ricordiamo, di subentrare all'attuale leasing che è in corso, e quindi con IVA agevolata, per cui ecco, questa è una bella... L'IVA non è italiana perché ho fatto IVA francese. Perfetto, quindi ancora... con IVA al 20%. E ridotta del 50% fino al termine del leasing, quindi bene. Questa situazione oggi non c'è più con tra l'altro leasing. Esatto, con i nuovi leasing, come sappiamo, dal 2020 non c'è più questa opzione. Ho fatto l'IVA francese per evitare, nel caso venisse modificata l'IVA in Italia, di dover aumentare la rata di leasing, non tanto certo. In funzione dell'importo in ammortamento, ma solo per la tassazione. Certo, bene, bene, ottimo. Ho una serie di domande ancora, se possiamo allora cogliere l'occasione della tua presenza. Ci chiedono come carica batterie e inverter. L'inverter non l'ho montato di serie perché l'inverter che fornisce Dufour è un 150 watt, quindi okay. Servirebbe poco a nulla. Quindi semmai una buona soluzione è quella di prendere un inverterino eventualmente a parte e andarlo a installare semplicemente a bordo. Quella potrebbe essere una soluzione. Contavo di farlo quest'anno, ma poi dopo alla fine ho preso questa decisione di vendere la barca, per cui... Perfetto. E carica batteria invece, credo che abbiamo visto, è nella cabina di è nella di cabina di poppa di dritta. Perfetto, infatti abbiamo visto le prese. E fra l'altro c'è insieme alla carica batterie, se lo fate vedere, c'è anche il dispositivo che permette di monitorare con un'app il lavoro dei pannelli solari. Ah, benissimo. Via Bluetooth. Mauri, ce lo fai vedere al volo? Così cogliamo l'occasione di vedere una cosa interessante. Ecco, questo poi sicuramente sarà un tema, ovviamente quando si andrà a vendere l'imbarcazione ci sarà Maurizio e Riccardo che faranno vedere poi al nuovo proprietario tutte queste piccole soluzioni fatte ad hoc. Quindi ecco, sicuramente poi durante la consegna siamo soliti a fare un training anche per chi andasse ad acquistare l'imbarcazione con una mattinata, un pomeriggio dedicata proprio a queste
passaggio di proprietà, questo passaggio di questo controllo. È il quadro che mostra, il quadro di controllo che è, diciamo, dell'ultima generazione. Mentre il caricabatterie si trova nella cabina di poppa di dritta. Entrando lo trovi sulla destra, c'è uno sportello in basso, quindi dalla parte opposta. Siamo forse dalla zona motore, eccoci. No, 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 sotto, sotto, più in fondo. Quello è un ulteriore, eccolo lì sotto. Ah, eccoci qua. Con una mano sola, benissimo. Intanto ti faccio un'altra domanda che ci è arrivata. Con l'occasione mi chiedono che tipo di navigazioni sono state fatte da te in questi 3 anni, 2 anni ormai che hai avuto l'imbarcazione, e insomma qual è stata un po' la tua esperienza a bordo. Allora, l'estate del 2020 sono andato nell'arcipelago toscano. Meraviglia, meraviglioso. E invece l'anno scorso siamo arrivati fino a Cassis. Ah, in Costa Azzurra, fino alle Calanche. Bello. Anche se purtroppo di navigazione lo scorso anno abbiamo fatto ben poca, perché abbiamo alzato le vele agli Aregai fino al traverso di Villefranche, dopodiché non abbiamo più trovato vento. Purtroppo lo conosciamo il Mediterraneo, soprattutto la nostra zona in agosto è così. L'unica vera veleggiata veramente bella l'ho fatta lo scorso anno, di fronte a Imperia. La barca alla Drizza Spi, e nell'eventualità c'è anche la possibilità di avere una vela di prua. È una vela della One Sails, che è una IFS, che è una vela che permette di lavorare dai 55 fino ai 130 gradi. E l'anno scorso, al traverso, andavo a 10 nodi, bene, bello. Con un vento intorno ai 12 nodi. Beh, mentre, credo che sia un taglio molto interessante quello di questa tipologia di vela. La barca è veloce e anche il vantaggio, avendo innanzitutto il portarla col fiacco autovirante, come andare col go-kart, ci si diverte moltissimo nelle virate, anche perché non bisogna chiedere l'aiuto della moglie. Esatto. E in più, anche con 20 grazie nodi Maurizio di vento, intanto puoi tornare, abbiamo visto, puoi tornare, scusami, puoi portarla tranquillamente a 20 nodi con fiocco e randa piena senza ridurre la velatura. Bene, 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 ottimo. Sì, le performance veliche di questa imbarcazione sono comunque ottime. È sicuramente una barca da crociera, allestita per la crociera anche semplice, quindi per poter portare la barca da soli, ma ci si toglie anche qualche bello sfizio di veleggiata con delle buone performance. Mi chiedono se l'elica è un'elica di serie. No. È una Gori overdrive, perfetto. Quindi permette con mare poco mosso di viaggiare o riducendo il numero di giri o a parità di numero di giri di guadagnare un nodo di velocità. Perfetto, bene. Direi che abbiamo risposto quasi a tutte le domande. Il Co-Zero, sì, c'è un Co-Zero, ma è a parte. No, non è un Co-Zero perché è in nylon, è una vela leggera. Ah, ok. Perché con Co-Zero puoi lavorare fino al traverso, mentre qua possiamo andare fino a 130 gradi. Ok, quindi perfetto. E non è inclusa nell'imbarcazione, nel caso. Il frollino è un UB Major. Quindi in questo non ho badato spese. Perfetto, benissimo.
Direi che abbiamo risposto a tutte le domande. Riccardo, io ti ringrazio davvero per la tua partecipazione. Ci ha fatto davvero piacere avere la possibilità di parlare anche con te. Abbiamo risolto un bel po' di dubbi, un bel po' di domande delle persone che si sono collegate, dei nostri ospiti. E ti ringrazio, speriamo di sentirci presto per la prossima fase. No. Buon vento a tutti. Ciao. Grazie mille, grazie ancora per la partecipazione. Riccardo. Ciao, ciao Maurizio. Ottimo, Mauri. Rimaniamo io e te. Direi che a questo punto possiamo andare. Abbiamo ancora una domanda, Maurizio. Ti faccio ancora uscire fuori se non piove. Se possiamo dare un'occhiata in pozzetto al tavolino e se c'è effettivamente il Eccoci. discorso frigorifero in pozzetto. Eccoci qua. Ecco il tavolo. Ok, perfetto. Tutto. Ok, possiamo aprire un attimino il tavolo, gentilmente? Cioè, Sì. aprire. Le alette? Sì, e poi se ci puoi far vedere. C'è il frigorifero dentro. No, non c'è Ok, un tavolo. c'è semplicemente un Scusate, non c'è. portaoggetto, È perfetto. una ghiacciaia, nel senso che qui Sì. c'è ghiaccio come sempre, come può succedere di qua. Quindi no, Perfetto. frigorifero con il resto non c'è, però secondo me mettendo del ghiaccio da una parte No, no, questo. so, poi abbiamo due, abbiamo un frigo a pozzetto e un frigo a cassettone all'interno, direi che è più che sufficiente. Molto bene. Maurizio, io ti ringrazio. Ti saluto da fuori allora. Se rigiri un attimo la telecamera su di te, Maurizio sarà la persona che troverete a bordo del Dufour 460. Ricordiamo, Dufour 460 del 2019. Il prezzo di richiesta è di 305.000 IVA inclusa. C'è la possibilità ovviamente di organizzare visite a bordo e di rivedere anche questo video, tra l'altro, sulla nostra pagina Facebook e sulla scheda dell'imbarcazione. Sarà pubblicato nei prossimi giorni. Lo trovate invece già a partire dai prossimi minuti su Facebook, sulla nostra pagina Facebook. Maurizio è appunto la nostra persona di riferimento in Liguria, a Marina degli Aregai, al suo ufficio a Marina degli Aregai. Sarà possibile visitare questa imbarcazione insieme a lui. È un grandissimo professionista ed è ormai un storico di abaiotting, no? Da qualche anno, sì, assolutamente Un sì. pilastro di abaiotting, assolutamente. Oltre ad essere veramente una persona gradevolissima, è veramente umanamente anche una splendida persona. Oltre al grande Grazie. professionista che abbiamo visto e che ci ha raccontato questo Dufour 460. Maurizio, noi ci rivediamo, vero? Noi ci rivediamo oggi pomeriggio, Ci sì, rivediamo oggi forse. pomeriggio a bordo di un 349. 349, esatto, corretto. Va bene, speriamo che il tempo sia ancora più bello. Speriamo. Ringraziamo davvero tutti coloro che hanno partecipato alla diretta. Maurizio, io allora ti saluto, Grazie ti mille, ringrazio ancora. Ci saluto te Ale e saluto tutti. vediamo alla prossima. Ciao, Arrivederci. grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua, torniamo per le battute finali. Benissimo, io ringrazio davvero tutti per la vostra presenza. Fra un quarto d'ora circa, alle ore 12, saremo a bordo di un Gran Soleil 56. Questa volta andiamo nel sud Italia con il nostro Gerry Capozza. Io ringrazio davvero tutti, buona continuazione di giornata e ci vediamo fra un quarto d'ora circa qua al quarto videosalone dell'usato by Yachting. Grazie a tutti.